Adesso andiamo a uno dei gruppi veramente, veramente grossi, del quale dobbiamo parlare, ahimè, un bel po', penso, meno 20 minuti non ce li toglie nessuno, e sono gli artropodi, nematodi, poi abbiamo nominato, solo nominato, i rotiferi, rotifera, abbiamo nominato i tardigradi, gli orsetti d'acqua. Abbiamo nominato gli onicofori e adesso andiamo agli artropodi, uno dei gruppi più importanti. Artropodi. Allora, il nome artropodi vuol dire piedi articolati. Questi animali qui sono animali che hanno un guscio esterno, di solito fatto di chitina, che ci ricordiamo un polisaccaride strutturale. Mescolato tante volte, soprattutto in quelli acquatici, con sali di calcio, sali minerali duri. Okay? Zampe articolate molto numerose. Questi artropodi comprendono tantissimi gruppi e la grande maggioranza degli animali in generale sono artropodi. Okay? Quindi sono un gruppo non grande, sono un gruppo immenso, immenso. Allora noi vediamo alcuni dei gruppi più importanti di questi artropodi, animali con uno scheletro fuori. E parti molli, i muscoli all'interno, gli artropodi. Andiamo a vedere. Tra i gruppi di artropodi, uno che va sicuramente nominato sono i crostacei. Crostacea. Questi animali, crostacei, andiamo a vedere un po' di immagini, ok? Sapete tutti cosa sono, più o meno. Crostacei, eccoli qua, ok, ne vedete qualcuno, granchi, gamberi, aragoste, ok, ma anche animali come questo, per esempio, è un porcellino di terra che si trova, è terrestre, è uno dei pochi, e moltissimi, moltissimi altri gruppi anche molto strani, questo è un altro, per esempio, questa si chiama una dafnia, un crostaceo molto piccolo, questo è un altro, vediamo cosa troviamo. Insomma, ce ne sono crostacei, ce ne sono quanti ne vogliamo. Qui c'è una collezione di granchi e altre cose di questo tipo. Sono quasi tutti animali marini, quasi tutti, la stragrandissimissima maggioranza. Il loro guscio è molto duro perché spesso è ricoperto e contiene del carbonato di calcio, del calcare, per rinforzare il guscio duro esterno di questi crostacei. Ah, una cosa che riguarda tutti gli artropodi. Il fatto che hanno lo scheletro fuori, si chiama l'esoscheletro, lo scheletro interno, significa che non possono crescere. Quindi tutti gli artropodi per crescere devono uscire dal vecchio guscio e formarne uno nuovo. No, questo processo si chiama la muta. E quindi questi animali, o ecdisi, anche una parola, ecdisi. È un sinonimo di muta, ecdisi. Questo processo di muta o di ecdisi fa sì che questi animali praticamente crescano a scatti, cioè mangiano tanto, ok? Escono dal vecchio guscio, aumentano di dimensione, si rigonfiano praticamente, formano un nuovo guscio e poi rimarranno di quella dimensione lì per un certo periodo fino alla muta successiva. Allora, questi crostacei sono molto simili o abbastanza simili per tutta la loro vita, ok? E diventano via via sempre più grandi. Alcuni possono diventare anche vecchissimi. Per esempio, le aragoste possono essere anche decenni di età a vivere, ok? O anche forse secoli, non sappiamo neanche quanto vivono, tantissimo, d'accordo? Allora, dicevo, questi crostacei sono quasi tutti marini e la loro caratteristica distintiva, proprio che li distingue da tutti gli altri artropodi, è che hanno un numero molto grande di zampe di varia natura, hanno una specie di coltellino svizzero di zampe. Se voi prendete un gambero e guardate quante appendici ha sul corpo, ne ha tantissime, ma la cosa caratteristica è che queste appendici terminano in due, cioè iniziano con una e poi si sdoppiano. Praticamente le loro zampe, che sono di tantissimi tipi diversi, sono fatte di vari articoli uniti tra di loro e a un certo punto si sdoppiano così. Ecco, e finiscono in due punte. Questo vale per
primitivamente per tutte le zampe dei crostacei. In alcuni casi uno dei due rami si è persi, ma di solito sono così. Si chiamano le zampe biramose. Biramose, cioè finiscono in due. Biramose. Questo si vede benissimo nelle chele. Okay? Molti crostacei marini hanno le chele, e le chele altro non è che una zampa che finisce in due pezzi. Questa è una caratteristica tipica dei crostacei. Se voi prendete un gambero o qualcosa del genere, guardate, anche le antenne sono in due. Anche queste zampine qui, che ha qui dietro, terminano in due. Vedete che sono due, si vede dal disegno anche. Questa è la caratteristica proprio tipica di tutti quanti i crostacei. E i casi in cui non terminano in due sono le eccezioni alla regola, perché di regola hanno tutti quanti queste zampe biramose. È la caratteristica tipica che distingue i crostacei, sono quasi tutti animali marini. Ok, vediamo se qui si vede, non si vede tanto bene. Ecco, guardate qua come bene si vede che le zampe finiscono in due. E anche gli organi di senso che si trovano verso la testa, che sono le antenne che hanno questi crostacei, finiscono in due. Altra caratteristica di tutti gli artropodi, no, non ve la dico, lasciamo perdere. C'è già abbastanza anche senza dirvi questo. Quindi crostacei, primo gruppo importante di animali artropodi con le zampe articolate. Un altro gruppo significativo di artropodi, e ne vedremo vari, sono gli aracnidi. Aracnidi. Questi aracnidi comprendono vari gruppi. Ahimè. Caratteristiche generali degli aracnidi è che hanno di solito 4 paia di zampe, cioè 8 zampe. Ok? È la loro caratteristica più facilmente riconoscibile. Sono quasi tutti predatori. Hanno strutture del corpo abbastanza diverse. E niente, insomma, sono un gruppo interessante. Hanno un'altra cosa, che forse quella più distintiva degli aracnidi, è che hanno un paio di zampe vicino alla bocca che è modificato primitivamente, in alcuni non è più così, ma la loro condizione primitiva è che abbiano un paio di zampe vicino alla bocca modificato per iniettare veleno. Questi si chiamano i due cheliceri. Cheliceri, hanno i cheliceri e 4 paia di zampe. Okay. Andiamo a vedere un po' di gruppi di aracnidi, se qualcuno ha paura dei ragni non guardi, ok? Vediamo un po' di gruppi di aracnidi. Allora, tra i vari ci sono uno e sono naturalmente i ragni. Ok? I ragni. Ragni. Ecco qua, qua ci sono vari aracnidi. E sono un gruppo di aracnidi, sempre con 8 zampe, e il corpo diviso in due parti. Una parte davanti, questa, dove stanno tutte le zampe, gli organi di senso e la testa, e una parte dietro, che si chiamano il prosoma e l'opistosoma, se uno volesse vedere la parola, e la parte dietro dove stanno la maggior parte degli organi, tra cui anche gli organi della riproduzione. Questi ragni sono tutti quanti predatori, che aggrediscono le loro prede iniettando veleno tramite i loro cheliceri. Sono tutti velenosi, i ragni, okay? E hanno la capacità di tessere una tela con delle ghiandole specializzate che si trovano nell'addome. Quindi i ragni fanno la tela, voi sapete benissimo, alcuni catturano le prede con la tela, altri no, ma comunque tutti hanno la capacità di produrre questa seta e iniettano, uccidono le prede tramite questi cheliceri. Okay, queste strutture, 4 paia di zampe come tutti gli artropodi. Altro gruppo di artropodi che vediamo sono gli scorpioni. Okay. Scorpioni. E questi scorpioni, tutti sapete come sono, hanno questi cheliceri molto grandi a forma di chela, okay, molto molto sviluppati, molto molto più di quelli dei ragni, sempre 4 paia di zampe normali, e poi una coda che porta un aculeo velenifero, e avvelenano la loro preda invece colpendola con l'aculeo velenoso che c'è nella coda. Sono un gruppo di artropodi, anche questo, ok? Un gruppo di artropodi, aracnidi, scusate, di scorpioni, ragni, scorpioni. Altro gruppo importante di aracnidi sono degli aracnidi estremamente piccoli, che sono gli acari.
Ecco, gli acari sono molto molto piccoli e la loro struttura del corpo è estremamente semplificata. Questa è una foto del Selma, falsi colori, vedete? Questo acaro ha questi due cheliceri qui davanti e poi ha uno, due, tre e un altro dietro, paio di zampe, quattro paio di zampe. Il loro corpo è estremamente semplificato. Vedete, questo non ha neanche gli occhi, molto piccolo. Sono quasi tutti piccolissimi e sono gli acari che vivono un po' dappertutto. Sono degli artropodi, anche questi, dei piccoli artropodi. Tra i gruppi di acari, il più uno che si può forse ricordare sono le zecche, che sono degli acari che sono capaci di succhiare il sangue di animali vertebrati. È un parassita esterno, le zecche, quattro paia di zampe, i cheliceri che inficcano nella pelle della vittima e succhiano il sangue, che okay? Sono gli acari. Altri gruppi di aracnidi, ce ne sono parecchi. Aracnidi, vediamo cosa troviamo. Se c'è qualcosa di più strano, ce ne sono alcuni che sono molto particolari. Per esempio, questi non sono né dei ragni, né degli scorpioni, né niente. Sono un altro gruppo ancora di aracnidi, che sono un po' strani. Questo è un altro ancora, un altro gruppo di aracnidi che sono, hanno questa struttura del corpo qui. Un altro ancora sono così, come questo, vedete? Sono aracnidi di vari gruppi, che non, minori, con poche specie. Alcuni sono addirittura anche marini di aracnidi, ma adesso noi non... Ah, no, un altro gruppo che volevo nominarvi sono gli opidioni. Opidioni, che sono questi aracnidi qui che hanno queste zampe molto molto lunghe, vedete? E il corpo, a differenza dei ragni, non è suddiviso in due parti, ma in una parte sola. Gli opidioni hanno il corpo in una parte sola e questi non sono velenosi. Non sono velenosi, li avete visti di sicuro. Okay? Non portano veleno questi opidioni. Okay? Vari gruppi di artropodi, aracnidi. D'accordo? Adesso un gruppo un po' più piccolo è il gruppo dei miriapodi. Miriapodi. Miriapodi sono artropodi con moltissime, moltissime zampe. E si dividono in due gruppi chiaramente distinti, i chilopodi e i diplopodi. Chilopodi, chilopoda, e diplopodi, diplopoda. Ne vediamo un po' di caratteristiche di uno e dell'altro, così genericamente, ok? Allora, i chilopodi sono quelli che si chiamano di solito i millepiedi. Scusate, i centopiedi, non i millepiedi. Ecco qui, questi sono dei chilopodi. E questo qui in particolare è una scolopendra. Vedete che hanno moltissimi segmenti nel loro corpo. Ricordiamo, i ragni ne avevano due, gli scorpioni ne avevano vari, gli opidioni ne hanno uno, questi ne hanno moltissimi e ogni volta che crescono aumentano di numero di segmenti. Questa è la testa con queste due antenne e questi chilopodi, anche questo che sicuramente avete visto a casa da qualche parte, questi chilopodi hanno il primo paio di zampe modificato, come nel caso degli aracnidi, modificato per pungere e iniettare veleno. Quindi sono tutti quanti, generalmente, sono tutti velenosi e sono tutti dei predatori. Questi chiliopodi, tutti o quasi tutti, sono dei predatori. Alcuni possono raggiungere dimensioni anche abbastanza significative, alcune scolopendre più grandi. Questa qui si chiama scutigera, se volete sapere come si chiama questa bestia che probabilmente avete visto a casa. Ma questo paio di zampe, eccolo qui, primo, vedete queste, sono modificate per iniettare veleno nella preda, quindi sono animali velenosi che mangiano altri artropodi principalmente, okay? Li catturano, li mangiano, li avvelenano, li mangiano. Okay? Quindi i chilopodi, le scolopendre, le scutigere, gli iuli. Ci sono altri gruppi, Iulus, oh, cosa succede qua? Iulus, vediamo se lo troviamo. Ecco, no, questo non questo. No, cancellate, non mi ricordo come si chiamano, allora faccio confusione. I diplopodi invece sono caratterizzati da avere due zampe per ogni segmento. Allora, questi ne hanno, come potete facilmente contare, ogni segmento del corpo ha un paio di zampe. Ogni segmento del corpo ha una zampa a destra e una zampa a sinistra. I diplopodi invece ne hanno due. Vediamo un po' di diplopodi. Ecco,
Eccoli qua, i diplopodi sono quelli che si chiamano i millepiedi. Millepiedi, e sono, questo è molto grosso, di solito sono molto 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 più piccoli di così, possono essere di queste dimensioni qua, e molti diplopodi quando vengono disturbati si avvolgono così, a spirale, un atteggiamento difensivo, okay? Questi diplopodi hanno due zampe per segmento, le possiamo contare facilmente, vedete? Questo è un segmento qui, ha due zampe, una e due. E questo vale, è la caratteristica tipica dei diplopodi. A differenza dei chilopodi, i diplopodi sono quasi tutti, ecco qui, vedete, due zampe per segmento, si vede chiaramente, sono quasi tutti vegetariani, cioè si nutrono di materiale vegetale, soprattutto in decomposizione, si trovano facilmente, per esempio, sotto, tra le foglie morte o cose di questo tipo. Ecco, questo vedete è un chilopode invece. La differenza, vedete, due segmenti, due zampe per segmento, una zampa per segmento. Due paia, un paio, ovviamente. Non una zampa per segmento, sarebbe un po' da ridere. Va bene? I diplopodi, anche questi, hanno tutte le caratteristiche tipiche degli artropodi, quindi hanno il guscio esterno, l'esoscheletro, fanno crack se li schiacciate, ok? E sessi separati, maschio e femmina, e quando per crescere devono fare la muta, liberarsi del vecchio esoscheletro e uscirne fuori con una nuova struttura diversa, quindi i glomeridi sono dei diplopodi esattamente. Yes. Vediamo se li troviamo. Glomeridi. Eccolo qua, questi sono dei diplopodi, sono dei piccoli diplopodi che non vanno confusi invece. Si possono trovare nella terra, non vanno confusi con invece il porcellino di terra, che è l'omisco, che invece è un crostaceo strano, è un isopode, un strano crostaceo. Qui non si vede che le zampe sono in due rami, però se uno guarda per bene, sono così, gli omischi. Chilopodi e diplopodi. Ultimo gruppo di artropodi, importantissimo, il gruppo più grande di animali sulla Terra, di gran lunga, ma proprio di tanto, sono gli insetti. Insetti. Allora, questo gruppo è talmente importante che bisogna approfondire un pochino di più come sono fatti questi insetti. Allora, la struttura del corpo dell'insetto. Allora, gli insetti hanno sessi separati, maschio e femmina. Hanno dimensioni di solito abbastanza piccole, vivono tutti sulla terraferma o nelle acque dolci. Praticamente non esistono insetti marini dove sono sostituiti, per così dire, dai crostacei. La struttura, per così dire, che ha portato al grandissimo successo degli insetti sono state le ali. Gli insetti hanno la capacità di volare. Allora, il corpo tipico dell'insetto, di un insetto qualsiasi, è fatto in questa maniera. Dobbiamo vedere un po' come è fatto, ok? Perché è un gruppo troppo importante per non parlarne. Finiremo alla mezza, credo, non prima. Forse anche un po' dopo. Ha una parte, è suddiviso in tre parti, ha un capo, ok? E in questo capo sono portati vari organi di senso, tra cui gli occhi, spesso molto grandi, ok? E questi occhi molto grandi sono occhi composti, sono occhi, cioè sono fatti di tantissimi piccoli occhiolini messi uno vicino all'altro e ognuno trasmette al cervello una sola informazione, quindi gli insetti vedono praticamente un collage di pixel, per così dire, nella loro vista. Questo vale anche per i crostacei, anche i crostacei hanno occhi composti di questo tipo. Se scriviamo occhio composto, andiamo a vedere come è fatto. Ecco qua, vedete, questo è l'occhio visto da vicino nel microscopio di una mosca, qualcosa. Vedete, ogni pallino qui è praticamente un occhiolino per conto suo e ognuno vede un piccolissimo segmento dell'immagine che l'insetto vede. Okay? Vedete, questo è il capo di un insetto e possiamo notare l'altro organo di senso molto importante, sono due antenne, una e due. Okay. I crostacei di solito ne hanno due paia, invece gli insetti ne hanno un solo paio di antenne. Sono degli organi di senso principalmente per dell'olfatto, okay? Due antenne, e poi hanno un apparato boccale, cioè hanno una bocca, questi insetti, qua vedete la bocca dell'insetto con vari
arti con varie parti che servono per masticare. Allora, di questi apparati boccali degli insetti ce ne sono un sacco di tipi. Alcuni servono per masticare le cose, per esempio l'apparato boccale della cavalletta che mastica o di qualche coleottero o cose di questo tipo. Altri hanno un apparato che serve per leccare le cose, per esempio le api che succhiano o leccano, se vogliamo, il nettare dei fiori. Altri hanno un apparato, o le mosche anche, hanno un apparato boccale a tubo che serve per succhiare un qualcos'altro, per esempio le zanzare che pungono, oppure le cimici che succhiano la linfa degli alberi o i pidocchi delle piante. Hanno un apparato boccale succhiatore, pungente succhiatore. Va bene? Allora, adesso vediamo un po' di gruppi di insetti perché sono talmente importanti che bisogna, e facciamo un po' di discorsi su questo. Okay? Poi la seconda parte del corpo di un insetto adulto, allora qua c'è l'apparato boccale, e facciamo un apparato boccale generico, masticatore, così con due mandibole in questo modo. Poi c'è la seconda parte del corpo dell'insetto. Questo si chiama il torace. Il torace porta tre paia di zampe. Tre. Gli insetti hanno tutti tre paia di zampe. Se non hanno tre paia di zampe, non sono insetti. Ok? Quindi tutti gli animali che voi chiamate insetti, se hanno tre paia di zampe, lo sono, se no, no. Gli aracnidi, abbiamo detto, ne hanno quattro. Altri, i miriapodi, i diplopodi, ne hanno tantissime. Gli opilioni ne hanno quattro, sono aracnidi, e vari altri gruppi, ma gli insetti ne hanno sei paia di zampe. Fine. E hanno, di solito, quasi tutti gli insetti, due paia di ali. Due paia di ali, cioè quattro ali. Qua una e due paia di ali, due davanti e due dietro. Dietro qua c'è l'addome. L'addome, simile all'opistosoma dei ragni, è la parte del corpo dell'insetto che contiene la maggior parte degli organi. E qua in fondo, alla fine fine, c'è l'ano. Vi dico alla fine fine perché vedremo che non tutti gli animali sono fatti così domani. L'apparato digerente passa attraverso tutto il corpo, ci sono maschi e femmine. Okay? Questi insetti, è interessante come respirano, respirano tramite dei forellini, tutto il loro corpo è bucato e l'ossigeno entra attraverso una rete sottilissima di piccolissime canalette che entra all'interno del corpo. Una cosa molto caratteristica che li rende estremamente efficienti. Solo se sono di dimensioni molto piccole. Okay? Se di dimensioni grandi non funzionerebbe più perché l'ossigeno non riuscirebbe a entrare spontaneamente nel corpo per diffusione tramite questi piccoli forellini. Se voi guardate un corpo di un insetto, è coperto di buchi che si chiamano spiracoli. Vediamo un po' di immagini di spiracoli di un insetto. Ok? Ecco qua, vedete, qua c'è un bruco, vedete tutti questi buchi che ha, sono spiracoli, sono dei piccoli fori dai quali può respirare. Gli spiracoli di un insetto, e tutti gli insetti ce l'hanno. Questa è una mosca, okay? Vi fa vedere questa fila di buchi, sono i buchi attraverso i quali la mosca respira, qua c'è un altro, ok? Spiracoli di un insetto. Vabbè, qua c'è l'addome di un'ape, non si sa. Ok, allora, come crescono questi insetti? Allora, abbiamo detto che gli insetti, essendo artropodi, devono fare la muta. Allora, in alcuni gruppi di insetti, l'insetto nasce da un uovo e poi va incontro a una serie di mute durante le quali diventa sempre più simile a un adulto. Allora, l'insetto giovane, in questo caso, si chiama la ninfa dell'insetto. Allora abbiamo alcuni insetti che hanno l'uovo, okay? L'uovo, poi ha un insetto giovane, va bene, simile all'adulto, va bene, che si chiama la ninfa, e ci sono varie fasi, possono essere 5, 6, 10, e poi arriva l'adulto. L'adulto negli insetti è l'unico che ha le ali sviluppate, cioè se voi vedete un insetto che ha le ali sviluppate, è l'ultima fase della sua vita, è la fase adulta e l'insetto quando ha le ali non può più crescere perché è la sua finale, la sua forma finale definitiva. Okay? Ninfe, quindi
una dopo l'altra, diventa sempre più simile all'insetto adulto. Quando un insetto fa così, il suo modo di crescere è questo, viene chiamato che è un insetto che ha una metamorfosi incompleta. Okay? Quindi uovo, ninfe, varie fasi di ninfe, e l'adulto è la metamorfosi incompleta di alcuni insetti. Metamorfosi, ops, incompleta. Altri insetti invece, per esempio le farfalle, tutti noi lo sappiamo, fanno un uovo, ok? E poi fanno una serie di larve, che hanno una forma completamente diversa da quella dell'adulto. Per esempio la farfalla, no? Voi sapete benissimo che c'è il bruco, e il bruco è completamente, che bel disegno, è completamente diverso dall'adulto. L'adulto è una farfalla, che non c'entra niente col bruco. La larva della farfalla, ok? Vediamo cosa viene fuori. Metamorfosi della farfalla, va bene. Ci sono dei disegni. Ok, no. Ta-ta-ta-ta. Vediamo se ci fanno vedere un po' di bruchi. Anche, no. Allora, mettiamo Instars. Gli stadi, ok? Un po' si può vedere. Penserebbe trovare un bel esempio, ma non ho fatto in tempo a cercarlo. Ah, ecco qua. Questi sono bruchi di vari stadi, ok? Prima c'è questo stadio, poi fa la muta secondo stadio, fa la muta terzo stadio, fa la muta quarto stadio, fa la muta quinto stadio, e questo bruco deve mangiare tantissimo e non si riproduce. Dopodiché, o questa larva in generale, ok? Dopodiché c'è una fase in cui questo insetto non fa più niente, si chiude di solito in un bozzolo, ok? E resta assolutamente fermo per un certo tot di giorni. Questa fase si chiama la pupa, che nel caso delle farfalle ha anche un nome apposta, si chiama la crisalide. Questa pupa è uno stadio di crescita dell'insetto in cui non fa più niente e si trasforma completamente e diventa del tutto irriconoscibile da come era prima. Pensate che questa trasformazione è così radicale che non resta niente del bruco. Se noi tagliassimo la pupa di una farfalla a metà, dentro c'è una specie di minestra liquida di cellule che si riorganizzano. Non resta assolutamente niente, viene completamente cancellato. È come se nascesse di nuovo da capo un animale completamente diverso da prima. Questa è la pupa. E poi l'ultima fase, che è la fase adulta, e ce n'è solo una di fase adulta, in cui l'insetto può volare e può accoppiarsi con altri, quindi è sessualmente maturo, si chiama l'adulto, oppure anche l'immagine, si chiama, si dice anche l'immagine, non chiedetemi perché, ma c'è l'adulto, va bene, ecco, la farfalla. La testa e qua le due ali, va bene? L'adulto. Questi insetti qui si dice che hanno la metamorfosi completa invece. Metamorfosi completa. Quindi metamorfosi incompleta, uovo, una serie di ninfe che assomigliano sempre di più all'adulto e poi l'adulto con le ali è capace di riprodursi. Metamorfosi completa invece, l'uovo, una serie di larve che si assomigliano fra loro ma che sono completamente differenti dall'adulto, la pupa che sta ferma e si trasforma del tutto, l'adulto con le ali è capace di riprodursi. Due stili di vita, yes, anche le coccinelle hanno una metamorfosi completa e poi vediamo proprio questo. Gruppi di insetti. Sono un numero grandissimo, 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 anche insetti comuni che noi vediamo sempre fanno parte di gruppi diversi da quelli che nominiamo oggi, ma non ci posso fare niente perché sono talmente tanti che se volessimo parlare dei vari gruppi di insetti dovremmo parlare un mese perché non finiamo più, perché sono tantissimi, varissimi, interessantissimi, con un sacco di adattamenti, di caratteristiche, ma non si può fare. Allora, cominciamo a vedere alcuni gruppi più importanti. Ne vediamo tre gruppi di insetti, nominiamo e diciamo due o tre robe, di tre gruppi di insetti che hanno la metamorfosi incompleta e di quattro importanti gruppi di insetti che invece hanno la metamorfosi completa. Okay? Quindi cerchiamo di
almeno avere un minimo di orientamento tra questa immensa diversità. Tenete conto che gli insetti già descritti, di cui già conosciamo, sono 1,5 milioni. Questo significa praticamente che i tre quarti di non degli animali, di tutte le specie note, comprese le piante, i batteri, sono insetti. Quindi sono un numero incredibile. Ok? Allora, parliamo di gruppi di insetti e ne vediamo prima tre che hanno metamorfosi completa e poi tre che hanno metamorfosi incompleta. Allora, il primo gruppo che vediamo sono gli odonati. Odonati. E sono praticamente le libellule, per farla semplice, ok? Gli odonati. Odonata. Eccoli qua e vedete libellule. Di vario tipo, hanno, vedete, si riconosce benissimo, quattro ali e gli adulti di queste libellule sono dei predatori, tutti quanti, predatori di altri insetti. La loro larve, ninfe, non larve, ma le loro ninfe, vivono sott'acqua e sono abbastanza diverse dall'adulto. Abbastanza diverse dall'adulto. Allora, vediamo un po' di ninfe. Eccole qui, queste sono delle ninfe di libellula. Vedete che sono molto diverse dall'adulto, però sono riconoscibili. Okay? Hanno questa struttura qui che gli serve per è una specie di pinza che hanno sotto, che fa così, crack, e aggancia la preda e la porta alla bocca e la mangia. Sarebbe molto interessante vedere qualche video in cui spiega questo, ma non abbiamo tempo. Okay? Queste sono tutte ninfe, che sono le branchie. Che vivono sott'acqua di odonati. Queste crescono un po' alla volta e assomigliano sempre di più all'adulto e nella fase finale escono dall'acqua, aprono, si apre una spaccatura nel loro esoscheletro e esce la libellula adulta. Okay? Sono ninfe di odonati, un gruppo abbastanza importante di insetti associati all'acqua. Okay? Altro gruppo di insetti ancora più importante degli odonati sono gli ortotteri. Ortotteri, ortoptera. Questo comprende insetti con metamorfosi anche qui incompleta, che comprende le cavallette e i grilli principalmente. Ok? Ortoptera, cavallette e grilli. Ok? E in queste, vedete, questa è una ninfa, vedete, non è adulta, non ha le ali, ma le cresceranno. Un po' alla volta diventa sempre più simile all'adulto, fino a che anche questa. Questo non è un adulto, vedete, ha già le ali, e cresceranno sempre di più fino a che non diventeranno adulti. Sono praticamente tutti, quasi tutti, erbivori. Hanno anche questa è una ninfa, ok? Vedete che non ha le ali. E diventeranno sempre più simili all'adulto, un po' alla volta. E l'adulto ha le ali, è capace di volare e si riproduce. Okay? Sono insetti con una struttura abbastanza semplice, sono un po' un prototipo degli insetti. Vedete, caratteristica degli ortotteri è che il terzo paio di zampe è molto molto grande ed è adattato a saltare. Questo lo sapete tutti quanti. Anche queste sono due ninfe, vedete, che non hanno le ali sviluppate del tutto. Qui si stanno sviluppando e probabilmente usciranno del tutto alla prossima muta. Ecco, questo è un ortottero adulto, questa è una locusta egiziana, quelle grosse, cavallette grosse così che ci sono da noi, ok? Ortotteri, metamorfosi incompleta. Altro gruppo con la metamorfosi incompleta sono gli emitteri. Emitteri. Questi emitteri sono praticamente le cimici e le cicale. Vediamo un po' di emitteri. Emittera. Eccole qua, vari tipi di cimice, cicale anche, sono emitteri. Alcuni sono predatori, la grande maggioranza degli emitteri però succhiano la linfa, questo è succhia il sangue, sono le cimici dei letti, brutta roba, ma la maggior parte degli emitteri succhiano la linfa delle piante, hanno un apparato boccale molto particolare. Vediamo se riusciamo a vederlo in qualche foto. Vediamo se riusciamo a trovare una foto dell'apparato boccale degli emitteri. Se voi avete una cimice a casa, va bene, ha una specie di tubo che parte da sotto la testa. E questo tubo
Viene anche i pidocchi delle piante sono emitteri. Eccolo qua si vede, non granché, ma si vede, qua si vede. Questo tubo, vedete, eccolo qui, viene conficcato in un albero, una pianta, e la linfa entra nel corpo dell'emittero e l'emittero si nutre. Okay? Questi volano, sono soliti, e anche questi hanno una metamorfosi incompleta. Metamorfosi incompleta. Vi faccio vedere le uova. Per esempio di questo Anemorpha alis, la cimice cinese, okay. Vediamo le uova e le ninfe, eccole qua, vedete? Queste sono le uova, queste sono le nuove cimici cinesi appena nate, e questa è una ninfa un po' più grossa, vedete che assomiglia, comincia ad assomigliare a una cimice adulta, che sono altre di un'altra specie, che okay, questa è Nezara viridula, e questo è l'adulto, vedete, con le ali, nascoste un po', e qua le antenne, solita struttura di un insetto, ok? Vedete che il piccolo, la ninfa, assomiglia un po' all'adulto, non è completamente diversa, e un po' alla volta ci assomiglia sempre di più, gli insetti emitteri, ok? Adesso vediamo un po' di gruppi di insetti, per nominarli, che hanno la metamorfosi completa. Allora, uno che abbiamo già nominato e che tutti voi conoscete sono i lepidotteri, che sono le farfalle praticamente. Farfalle e falene. Tutti voi sapete perfettamente come sono fatti, hanno delle grandi ali ricoperte di squame colorate. Allora, le farfalle diurne di solito sono colorate con colori vivaci, le farfalle notturne o falene sono colorate di marrone, grigio, colori così. Il loro apparato boccale è fatto da una specie di trombetta, non so come dire, di tubo che si avvolge a spirale e che usano per succhiare il nettare dei fiori da adulto, mentre la larva invece mastica il bruco che mangia. Okay? Tutti voi sapete che hanno una metamorfosi completa, chiaramente. Okay? Allora vediamo un po' di immagini, okay, di farfalle che si nutrono di nettare dei fiori. Eccola qua, si vede benissimo l'apparato boccale. Succhiatore della farfalla, una bocca, vedete, che è un tubo che la farfalla mette dentro al fiore per succhiare il nettare. Okay, questo è il sistema di alimentazione di questi, tipico di questi insetti, lepidotteri, vedete, si vede benissimo. E queste la tengono avvolta a spirale sotto la testa quando non è in uso. E per il resto penso che lo conosciate, questo gruppo, ok? Lepidotteri. Altro gruppo, ne abbiamo dati tre, tanto ve li nomino così facciamo una pausa mentalmente. Ci sono i coleotteri, così sapete già dove andiamo a parlare, i ditteri e gli imenotteri. Imenotteri. Allora, i coleotteri sono degli insetti. Sono i più comuni insetti, sono il gruppo più grande di un bel pezzo, nel quale il primo paio di ali è irrigidito ed è trasformato in due, si chiamano elitre. Sono due elitre, sono due ali trasformate che proteggono le ali che stanno sotto, le ali vere e proprie che si usano per volare, che stanno sotto. Allora, vediamo questi coleotteri, eccoli qua, vedete quanti ne escono. Questo è il gruppo più comune, sono quegli insetti molto duri, con questa specie di guscio, va bene, fuori, rigido, ok? Vedete, queste sono le ali, il primo paio di ali sono trasformati in questa specie di scudo rigido, ok? Questa è una coccinella, vedete, è dura, e sotto a queste due elitre la coccinella ha, come sapete, le ali normali e le può volare, ok? Vediamo se c'è qualche immagine di una coccinella che vola. Okay. Flying Lady Bird, ecco qua, vedete? Sotto alle elitre ci sono un paio di ali normali, il secondo paio di ali, d'accordo? Questo si vede chiaramente la struttura del corpo di un insetto, la testa con le antenne, l'apparato boccale, che può essere dei più vari in questo gruppo, il torace, da qua partono tutte quante le zampe. Tre paia, l'addome con le due elitre che sono attaccate al torace e anche il secondo paio, se vedete, è attaccato, non è attaccato qui, ma è attaccato qui al torace. Okay? Vedete? La struttura del corpo caratteristica dei coleotteri. Questo qui, le coccinelle sono dei predatori, altri hanno tutt'altro stile
di coleotteri, c'è di tutto, ok? Sono un gruppo immenso. Metamorfosi completa. Allora, se noi vediamo la larva, per esempio, di una coccinella, vedrete che è completamente diversa. Eccola qua, questa è una larva di una coccinella completamente, eccola qua, l'adulto e la larva sono completamente differenti, non si assomigliano neanche proprio per un pelo. Non hanno nessuna somiglianza, questi sono dei pidocchi delle piante, sono degli emitteri e sono la sua preda. Ok? Ecco, questa è di fronte al pranzo e qua sta mangiando. Ok? Sono larve di un coleottero. Le forme delle larve dei coleotteri sono le più varie. Vediamone qualcuna, ma tanto per vederla. Ecco, vediamo un po' di larve. Ecco, molte sono così, vivono sottoterra in questa maniera, ma insomma c'è un po' di tutto, larve di coleotteri. Altro gruppo, i ditteri, sono insetti che hanno perso il secondo paio di ali e si è trasformato in due, si chiamano alteri. Sono come un filamento con una palla, un peso in fondo, che gli servono per dare stabilità. Sono insetti che sono incredibilmente agili nel volo. Questi comprendono, e in me lo sapete benissimo, che sono estremamente agili nel volo perché comprendono le mosche e le zanzare. E sapete che schiacciare la mosca è difficile, non è come schiacciare la farfalla, vabbè, perché sono rapidissime, velocissime, agilissime nel volo, grazie a questa particolare modifica al secondo paio di ali. Ora andiamo a vedere un po' di ditteri. Moscerini anche sono ditteri, quasi tutti, okay? Ditteri, questa è una mosca. E se vedete, qua si vede benissimo, questo è il primo paio di ali, quelle normali, questo è il secondo paio di ali modificato in questa struttura come un filo con una palla in fondo. Si chiamano gli alteri, ne ha uno di qua, o bilancieri anche, ne ha uno da un lato e uno dall'altro lato. È un gruppo anche questo grandissimo, con stili di alimentazione diversissimi, ok? C'è un po' di tutto. E, un gruppo in cui se ne vedono molte adesso, in cui si vedono benissimo gli alteri, sono le tipule, gruppo zanzare per esempio, no? Sono anche ditteri, ma questa è una tipula e vedete i bilancieri come si vedono benissimo, okay? Questo e questo, proprio chiarissimo che hanno questa struttura, va bene? Uno e due, proprio super evidente, va bene? Uno e due, e queste si trovano comunemente. L'adulto di questo non si nutre, quindi se vedete qualcuno di queste non dovete aver paura perché non ha neanche la bocca funzionante, solo la larva si nutre. Ok, se vogliamo vedere la larva di una zanzara, vediamo le larve di zanzara, sono acquatiche e ve le faccio vedere, eccole qui, queste sono larve di una zanzara, ve le faccio vedere solo per farvi rendere conto che sono completamente diverse dall'adulto. Queste sono le larve della zanzara, mentre questa qui ha forma di C, così è una pupa. Queste qui, ok? Pupe di zanzara. Quindi metamorfosi completa anche nei ditteri. D'accordo? I menotteri, invece, sono insetti che non hanno niente di particolarmente evidente per riconoscerli, ok? Ma sono molto importanti perché comprendono le api e le formiche e le vespe. Ok? Nonché moltissimi anche parassiti di altri insetti. Allora andiamoli a vedere come sono fatti, tanto per vederli, ok? I menotteri un po'. Ok, sono vari insetti di vario tipo, comprendono appunto le api, le formiche che hanno perso le ali, ok? E vari altri. Allora anche qui abbiamo una metamorfosi completa. Se noi vediamo le larve di un'ape, vediamo. Larva, ok, eccole qui, vedete, questa è una larva di un'ape, vedete che è completamente, eccola qua, stata tirata fuori, è completamente diversa dall'adulto, chiaramente, pare evidente a tutti. E vediamo una pupa, invece, come è fatta, pupa, eccole qua, questa è una pupa, vedete che comincia a prendere la forma dell'adulto, ma è una pupa, è una fase in cui sta ferma, ok? Sta ferma e si trasforma nell'adulto che ha quattro ali, che vola e sappiamo tutto quanto, ok? I menotteri. In generale, in questi, la femmina ha una specie di pungiglione che può usare o per deporre le uova da qualche parte, per esempio all'interno del legno, vi faccio vedere uno che fa impressione, fissa. Eccolo qui, vedete?
c'è, vive da noi in Italia questo. Qua sta forando una corteccia per iniettare l'uovo dentro al corpo vivo di un bruco che si nutre di legno marcio. Pensate che roba. Okay? E poi questo bruco sarà mangiato vivo dalla sua larva di questo insetto. Bello, è una cosa comunissima tra gli imenotteri. Vedete, sta forando con questo durissimo pungiglione il legno. Guardate che specie di spada che ha. Okay? E altri invece, questo pungiglione è evoluto, si è trasformato in un pungiglione velinifero, cioè con cui l'insetto inietta veleno, per esempio le api, le vespe e moltissime anche formiche. Va bene? Fine degli insetti. Ma siamo ancora ben lontani dalla fine della lezione. Allora, tornando al nostro grafico qui, abbiamo gli anellidi. Gli anellidi sono un gruppo anche questo di vermi. Vengono chiamati vermi in generale. Ecco, ne parliamo un pochino. Anelida con due N, sbaglio sempre. Anelida. Sono un gruppo di vermi che comprendono vari animali, tra i quali i lombrichi, che vengono chiamati i vermi oligochetti. Allora vediamo un po' di lombrichi. Questi sono molto importanti, un po' di lombrichi, sono molto importanti per la salute del suolo, soprattutto in Europa dove sono nativi, no? Da noi si trovano.